Ragazzi, benvenuti in questo nuovo weekly. Quanta roba ci abbiamo da dire. Allora, intanto, grazie. Grazie, ragazzi, perché settimana scorsa mi avete visto un po' provato nel weekly, per una serie di motivi che erano lavorativi, extra lavorativi, e come tante volte è successo prima di quel sabato, mi avete risollevato, magari senza neanche sapere che lo stavate facendo. Per cui grazie, perché sono cose che non do minimamente per scontate ogni volta che accadono. Insomma, ringrazio davvero intorno a me così tante persone di un certo tipo, grazie, veramente. Detto questo, vorrei partire da un discorso in una settimana pienissima di cose, adesso ci arriviamo, però l'evento Xbox ci avrebbe dovuto insegnare qualcosa, no? Speravo che ci avesse, cioè, un evento nato fondamentalmente per combattere un po' questa cultura comunicativa un po' fatta di indiscrezioni, di attenzione alle voci, dei rumor. Questa comunicazione fatta di cultura dell'hype, di sensazionalismo, di tanto, 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 tanto clickbait. Arriva questo evento che in qualche modo avrebbe dovuto disinnescare certe dinamiche. Non è cambiato niente. Non è cambiato nulla. Anzi, per certi versi, è pure peggiorata la situazione. Perché io, dopo quell'evento Microsoft, ho visto più clickbait, più hype, più sensazionismo, più attenzione ai rumor. Esattamente come tanti avevano tristemente pronosticato. E siamo veramente in un contesto, secondo me, senza uscita, ragazzi. Senza uscita. Perché il pubblico non smetterà mai di avere quella curiosità morbosa verso certe cose. Perché chi fa comunicazione non smetterà mai di fare clickbait. E quindi il ciclo continuerà fino all'implosione comunicativa. Ma mica solamente nel gaming. Magari fosse solo il gaming. Ma vabbè. Però ecco, diciamo che volevo chiudere un po' il discorso con che tristezza. Però, ecco, a farci rallegrare c'è stata una bella settimana fatta del, prima di tutto, scusate se inizio così, ma il ritorno, la riapparizione di Little Devil Inside. Sono contentissimo. Sono giorni che non smetto di pensare a quel piccolo gameplay trailer che abbiamo visto peraltro insieme in live, il giorno del Nintendo Direct e della presentazione di Elden Ring. Bello, bello come se... Io vorrei... È uno di quei pochi giochi che ultimamente mi sta suscitando la voglia morbosa di giocare. E però non sappiamo quando uscirà, dove uscirà, se uscirà nel periodo. Però sono contento perché al di là della nostra community, che perché dai, io prendo sempre come campione di quello che è poi il mondo in generale, ho visto tanto tanto interesse ancora verso il gioco ed è una buona notizia perché se c'è interesse, insomma, il team magari sarà un po' più, no? Incoraggiato dopo quei periodi un po' meno felici che hanno vissuto, quindi meno male. Poi, appunto, settimana fatta del Direct, molto buono, devo dire, poi ne abbiamo parlato su Extra Falco e di Elden Ring. Allora, intanto fatemi dire due parole su Extra Falco. Come avrete notato questa settimana, dal fatto che ci ho pubblicato la reaction al video di Thomasin, ci ho pubblicato il riassunto del Direct. Extra Falco sta diventando e diventerà sempre di più una colonna di quello che facciamo. Quindi, se avete interesse verso il nostro lavoro, verso quello che si fa tutte le settimane, magari considerate l'idea di iscrivervi anche lì, perché ci saranno sempre più cose compatibilmente e in relazione alla crescita che spero avrà anche quel canale, vedrete sempre più regolarmente cose anche lì. Al di là di gameplay che a volte abbino alle recensioni che trovate qua, però vorrei iniziare a pubblicarci più cose in modo da dare anche un po' più di respiro alla programmazione, perché per dirvi l'altro giorno, appunto, abbiamo pubblicato la reaction al video di Elden Ring. Se avessi messo il direct, si sarebbero, no? Andati a contrastare l'uno con l'altro. Perché ogni tanto sto mettendo dei contenuti in cui credo, tipo la reaction a Tomasina, poi quella ha fatto botto di visite per essere su Extra Falco, ha fatto quasi più visite rispetto al numero di iscritti che ci sono, che è paradossale, no? Quindi voglio iniziare a spingere tanto Extra Falco in modo che sia effettivamente un appoggio valido, tanto per me, per poter distribuire meglio quello che faccio, quanto per voi per poterlo vedere meglio quello che faccio, se siete interessati magari a più cose. Ma diciamo di Elden Ring, diciamo di Elden Ring. Sono contento. Me l'aspettavo un po' prima, dico la verità. Speravo, o meglio, che arrivasse un po' prima, ma generalmente, insomma, è un argomento che farà parlare per settimane, mesi, prima e dopo il suo arrivo. È una punta di tristezza. Tanto nel weekly parliamo un po' di tutto. Una punta di tristezza per il discorso della Collectors.
Io, come ben sapete, sono collezionista. Ho dovuto mettere in pausa questa mia passione per qualche anno quando le cose non andavano bene, ero disoccupatissimo. E adesso mi diletto ogni tanto, qualcosina prendo, però in maniera molto mirata, cioè cerco di prendere cose che abbiano un certo valore, una certa... Niente di trascendentale, intendiamoci, eh. Però ecco, magari tengo d'occhio i Kickstarter, cosa che avevo smesso di fare da parecchio tempo. Hanno annunciato la collector del DLC di Elden Ring, avendo quella che tanto si vede qua. Tanta gente chiede, ma cos'è? È la collector di Elden Ring. Volevo prendere pure questa. Allora, al di là del fatto che, vabbè, il sito di Namco di Bandai è stato off per tipo 12 ore quel giorno, quando ho visto i prezzi, ragazzi, quando ho visto i prezzi, cioè, praticamente per l'equivalente della collector di Elden Ring, che aveva l'elmo, che non vedete perché è stata un'altra parte, e la statua. Quindi anche in questo caso ci sarà la collector con la statua più grande di quella che vedete lì, e l'elmo venduto a parte. Per prendere statua e elmo del DLC costa praticamente il doppio per una tiratura più ampia. Cioè, la tiratura è aumentata, quindi ce ne saranno di più sul mercato, quindi la rarità sarà inevitabilmente più bassa. E il prezzo si è alzato. Io trovo che questo sia tutto ciò che va contro l'idea di collezionismo di un certo tipo. Perché se le cose sono meno rare ma costano di più, stiamo arrivando al punto di rottura del principio stesso del collezionismo. Cioè, dovrebbero aumentare i prezzi in relazione a un aumento di rarità dell'oggetto, non il contrario. E lo vedo sempre più frequentemente, questo tipo di sistema. Ora, è chiaro che quando si parla di Elden Ring, siamo un po' ai livelli di Nintendo su certe cose che se mettono su un mattone scritto Elden Ring, c'è chi se lo compra e chi ci fa pure le analisi. Però al di là di Elden Ring è proprio una pratica che si sta diffondendo, cioè prezzi più alti per prodotti meno rari ed è un qualcosa che penso tutti i collezionisti o aspiranti tali, che poi io collezionista non è che ho chissà che cosa, semplicemente mi piace avere cose di un certo tipo, però penso che tutti potranno confermarla, che è un po' contraria. Ed è triste perché siamo in un periodo storico in cui, complice il passaggio sempre più significativo verso il digitale, avrebbe più senso, no? L'idea del collezionismo, perché il gioco non c'è, il CD, però magari c'è l'oggetto, qualcosa di... Cioè, ci sarebbero i margini per poter investire di più sull'aspetto del collezionismo, e purtroppo si sta andando su una direzione che temo banalizzerà e renderà la cosa meno significativa di quanto non fosse magari qualche anno fa. Comunque sia, andiamo oltre. Final Fantasy VII Rebirth. Allora, contentissimo di aver portato la recensione. Tra l'altro devo dirvi, ragazzi, sorpresissimo da Square. Sorpresissimo. Perché, cioè, io sono stato fra quelli che Final Fantasy XVI l'hanno criticato di più, nel senso, ho avuto una chiave di lettura molto più severa della maggior parte delle persone che ne hanno parlato, che rivendico assolutamente, eh. Io non parlo mai, quando si tratta di recensioni, non vivo mai di emozioni. Nonostante questo, la chi è arrivata? Cioè, io tutto mi aspettavo tranne che review code di Final Fantasy VII Rebirth, ma proprio ci avevo messo la mano, tant'è che ne parlavamo nei mesi scorsi, mai nella vita me la manderanno invece. Fortunatamente è arrivata, ne sono contento perché sono poche le aziende che lavorano così, dico la verità. Cioè, quelle che dai un voto considerato non... Diciamo che generalmente l'azienda media, se non dai 9, no, c'hanno... Lo percepisci che un po' di... No? Ci sono però le eccezioni. Eccezioni che devo dire apprezzo infinitamente, cioè tu fai quello che ti pare, purché sia fatto in maniera professionale, loro non mettono mai bocca. Quando succede, io sono particolarmente contento perché posso dire che si lavora meglio, chiaramente. Cioè, arrivata la mia età, te ne sbatti, no? Cioè, ti piace o non ti piace, è uguale, perché se uno lavora con un certo tipo di idee, con un certo tipo di approccio, non è che fai per far contento o scontento nessuno, non è un lavoro fatto di simpatia o antipatie, fatto in un certo modo. Però appunto non tutte le aziende riconoscono questo modo di lavorare e sono contento che Square invece abbia dimostrato di averlo comunque fatto proprio, questo modus operandi, no?
E ripeto, è molto piacevole. Quando succede, vi posso dire, è molto piacevole. Per cui meno male. Adesso, parlando di recensioni, a breve parleremo di Skull and Bones. Come vi dicevo, il sistema è adesso una prima recensione sulla base di questi contenuti. Sono praticamente arrivato. E poi ne riparleremo magari fra qualche mese per approfondire eventuali cambiamenti. Vi posso dire che, alla luce di quelli che sono stati i feedback degli ultimi mesi da parte vostra, abbiamo deciso con Elisa di approcciarci alla recensione in maniera diversa, nel senso, ci saranno titoli tipo Final Fantasy, tipo Baldur's Gate ai tempi, tipo Zelda, con recensioni molto lunghe, a volte anche lunghissime, può capitare. Su giochi che lo richiedono e recensioni un po' più brevi. Skull and Bones credo che sarà un po' più breve, anche perché non voglio ammorbarvi per forza su tutto. Sceglieremo attentamente i titoli che richiedono analisi molto più ampie e quelli su cui è sufficiente magari parlare una quindicina di minuti per evitare che tutte le recensioni diventino una mattonata per chi magari non è così avvezzo alle mattonate, ecco, per cui vorrei. Ci saranno chiaramente su certi giochi, ragazzi, lo sapete che a me piace proprio andare a fondo, spiegare tutto, analizzare ogni minima cosa, cercare di dare una visione d'insieme che sia più un'analisi postuma che la recensione a lancio, però a volte credo che si potrebbe anche cercare di, in base al gioco, cercare di fare una cosa che sia magari un po' più accessibile, un po' più facilmente fruibile. E non sarà l'unica cosa in questo senso, ma appunto poi ne parleremo. Oggi Pacific Drive lo vediamo insieme nel pomeriggio. Gioco, vi posso anticipare, molto intrigante. Mi ha colpito tanto. In realtà è pronto da qualche giorno, ma tempo è quello che è. Si parlava appunto di extrafacco a questo proposito, che sarebbe importante averlo e, per appoggiare tanti, tanti contenuti e fare in modo che non si crei il panico. Allora, domattina, salvo col piacere, c'è un vlog su una cosa che mi ha fatto riderissimo questa settimana, ma ne parliamo domani. Si parla di pittura. Dice che c'entra. È l'arte, si parla di arte domattina. E poi domani, live di chiusura del Wrexham. Visto che siamo in una fase di stagione abbastanza così particolare, ho pensato che fosse meglio farlo tutto in live. In modo che si possa magari stringere un po' i tempi, evitare di avere un paio di episodi piatti nel caso in cui le cose non debbano andare, non dovessero andare come speriamo, e pianifichiamo subito la prossima. Quella live la rivedrete chiaramente lunedì. Domani alle 5, la ripubblicherò poi qui lunedì, o a pranzo o pomeriggio, quando mi pare. Per il resto, vado in chiusura. Un grazie a chi sta seguendo le live. Siamo più presenti e la cosa, insomma, vedo che la sta aprendo. La botta al microfono c'è ogni video, non si scappa. E un grazie a chi sta seguendo il canale di Elisa. Stiamo crescendo anche lì, sono molto contento. Si sta creando una piccola community che è interessata a certe cose. Si discute tanto come in tutti gli UFUFU. Se scappa. Lì riportiamo con regolarità. Questo un po' latitando ultimamente. Ce ne avremmo diversi, peraltro, suggeriti anche da voi. Fatti alcuni proprio da voi che devo fare. Devo fare, li farò. Spero in settimana, però insomma abbiamo un sacco di cose di cui parlare e di cui parleremo. Per cui grazie però in generale a tutto il supporto che date. Perché veramente, ripeto, non è scontato per niente, per niente, per niente, per niente. Specialmente in questo periodo. Ragazzi, niente, questo è quanto. Vi ho detto tutto? Vi ho detto tutto. La mia lista di cose da affrontare è stata completata. Passata una bella settimana. Grazie di tutto. Noi ci vediamo sabato prossimo, sempre 10 del prossimo weekly. Oggi Pacific Drive. E poi tante altre cose in questi giorni, per cui occhi sempre aperti, date un'occhiata sempre a Telegram se non volete perdervi nulla, a Instagram per le live, e noi ci vediamo alla prossima.